Il grande agonismo si sposa però anche con momenti di incontro e abbiamo dei tecnici e abbiamo delle cariche molto importanti, ve li vado a presentare anche se non avrebbero bisogno di presentazioni. Sono Mauro Gazzerro, presidente FISO, sono Janos Manarin, vicepresidente FISO, nonché direttore tecnico dei mondiali, e Valerio Casanova, esperto del sistema Sportident. Allora, presidente, siamo appena tornati dalla Finlandia, un'esperienza significativa. È una trasferta importante, siamo andati nella patria dell'orienteering, un mondiale che dopo 12 anni appunto è tornato in Finlandia con tecnologie nuove, tanto per citarne una, GPS per tutti gli atleti protagonisti delle finali. Un'atmosfera incredibile, ma d'altronde non scopriamo oggi che la Finlandia, come tutto il paese scandinavo, è la culla e la patria di questo sport. Allora, Janos Manarin, tu stai studiando approfonditamente il discorso sprint relay. Sì, è una nuova formula di gara che dal prossimo anno verrà messa in atto. La sprint relay è una staffetta con le caratteristiche della sprint. Una donna, un uomo, una donna correranno. Un quarto d'ora di gara per ognuno di loro, quindi partenza in massa, tutti vicini. Abbiamo bisogno di provarlo e di provare tecnologie nuove per far andare al meglio una gara di questo genere. Avete già individuato anche delle criticità, però state lavorando per risolverle. C'è una grossa criticità che è quello che 20-30 atleti che partono assieme, arrivano su un punto assieme, hanno sicuramente delle difficoltà di punzonatura, e per questo stiamo cercando di far approvare noi insieme alla IOF il sistema di touch free, e spero che venga, perché ci semplificherebbe molto il lavoro e anche gli atleti. A questo punto entriamo proprio nel vivo del discorso e Valerio ci spiegherà nel dettaglio il sistema. Il sistema è un sistema molto simile al sistema attuale, quindi c'è una normale Sportident, viene già usato nello sci e nella mountain bike orienteering. Esistono poi due diversi tipi di stazione, una stazione a corto range e una stazione più a lungo range, e una carta attiva, nel senso è una carta che riceve il segnale dalla stazione quando si avvicina a una certa distanza. Un numero illimitato di carte possono avvicinarsi alla stazione e ricevere il segnale e funzionare contemporaneamente, e questo speriamo riesca a risolvere il problema della partenza. Ovviamente dobbiamo avere questo sistema certificato, dobbiamo essere sicuri che il sistema sia effettivamente utilizzabile e approvato dalla IO. Ecco, prima si è svolto un piccolo focus, sono già state sollevate delle obiezioni, se ce le puoi illustrare e magari spiegarci anche le possibili soluzioni. Due obiezioni: una è la distanza, a che distanza può essere effettivamente funzionato, 60 centimetri sono troppo pochi o è la distanza corretta. La seconda è dove vengono piazzate queste stazioni. Se le stazioni vengono piazzate oltre a un ostacolo, può essere che l'atleta possa punzonare prima, cioè ricevere, diciamo, il controllo, anche se non ha superato questo ostacolo. Cioè, in questo caso il tracciatore dovrà comunque essere attento e non mettere i punti dove la punzonatura touch free possa dare un vantaggio. Quindi tecnologia che complicherà la vita o tecnologia che ci aiuterà a semplificare l'orienteering, lo scopriremo sul campo.